Ciao a tutti! Allora, oggi vi voglio fare un video come costruire questo orsetto con la fustella per la Big Plus. Mi è stato richiesto perché una cliente ha provato a farlo e non c'è riuscita, perché comunque tutte le spiegazioni sono in inglese. Ora vi dico quello che serve. Naturalmente la Big Plus, che è questa. Poi una macchina da cucire. Questa è facoltativa perché potete anche cucirlo a mano. Io lo cucirò a macchina. Poi ovviamente la fustella, che è questa, e io l'ho acquistata da Mondo Fai da Te. Tutto quello che vedete in questo video l'ho presa a Mondo Fai da Te. Poi mi ci vuole del feltro, non tanto grosso perché essendo un orsetto piccolo, poi si farà fatica a rigirare il tutto quando è cucito. Quindi io ho preso uno spessore, forse sarà 1 mm. Comunque anche questo trovate a Mondo Fai da Te. Io per adesso, per sicurezza, ne ho presi 3 di fogli. Non so se ne useremo tutti e 3. Io ho preso uno a cuoricini. E sempre in tinta tintunita. Poi ci servirà un pezzo di feltro nero per fare gli occhi e la bocca. Ci servirà dell'imbottitura, anche questa la trovate da Mondo Fai da Te. Ago filo, naturalmente, e iniziamo. Ora io taglio i pezzi, poi per far sì che il video non venga già più lungo di quello che sarà, perché veramente sarà un video lungo, quindi deciderò di poi dividerlo in due, io vi farò vedere già i pezzi tagliati e vi dirò quali pezzi vanno due e quali ne dovremo tagliare 4. Poi vi farò vedere i pezzi già tagliati. Bene, ora ho tagliato tutti i pezzi e vi faccio vedere. Allora, mi sono tagliata due di questi grandi qua, che sarà il dietro, poi due davanti, li riconoscete perché è più stretto e ha anche queste per le zampine in alto. Poi ho tagliato due di questi e due di questi che andranno insieme per la testa e uno di questi che va sempre per la testa. Poi ho tagliato quattro di queste che sono le zampine in alto. Vedete, sono 4, 4 che sono quelle in basso e 4 che sono le orecchie. Poi mi sono tagliata due cerchietti che sono il mezzo di questo che trovate sempre nella fustella. Vedete? Questo qua e ha il buco in mezzo e fa il cerchietto e questo sono per gli occhi. Poi ho tagliato anche un cuoricino nero che sarà lo metterò nel musetto e mettiamo da parte. Bene, questi sono i pezzi e ora iniziamo a cucire. Quindi prendiamo la nostra macchina. Io ho messo il filo in tinta, vedete?
E iniziamo a cucire i vari pezzi. Io vi dirò come cucirli. Io vi consiglio, per le meno esperte di cucito, di imbastirvi i pezzi. Io li cucio senza imbastire, però ve lo consiglio perché avrete il lavoro più fermo. Quindi ora posiziono la telecamera in modo che vedete bene come cucisco i pezzi. Bene, ora vi faccio vedere come cucire i pezzi. Allora, iniziamo prima dal davanti. Io metto i due dritti uno contro l'altro perché dovremo cucire alla rovescio e diamo un'impuntura scusate, da questa parte qua e lo diamo di mezzo centimetro circa. Dobbiamo cercare di fare tutte le piegature, tutte le cuciture uguali perché altrimenti dopo il corpo verrà da una parte più grande e da una parte più piccola. Quindi dobbiamo cercare di fare tutti nella stessa maniera e iniziamo a cucire. Io di solito per avere tutta la stessa distanza guardo, diciamo, faccio riferimento al piedino, alla fine del piedino, quindi deve andare pari alla fine del mio piedino. E inizio. Mi raccomando, quando iniziate fate sempre il punto indietro per fermare il filo, perché altrimenti quando dopo lo andiamo a rigirare si scuce. Ed ecco qua, vedete la prima cucitura. Ora che abbiamo cucito questo pezzo, poi vedete il dritto sarà questo, lo mettiamo da parte e prendiamo il dietro. Ok, lo mettiamo sempre uno contro l'altro e questa volta cuciamo dalla parte più curva, ma non dobbiamo cucirla tutta. Cuciamo un pezzettino dall'inizio circa così, poi lasciamo tutto questo aperto e iniziamo e cuciamo l'ultimo pezzettino qua. Ora vi faccio vedere. Così, vedete, questa parte, vedete, l'ho lasciata aperta perché poi qui ci servirà per inserire la nostra gomma e questo sarà il di dietro, ok? E ora lo mettiamo da parte. Ora facciamo la testa. La testa servono questi pezzi qua, due di questi, due di questi e uno di questo. Questo sarà il di dietro, scusate, questo sarà il di dietro. Quindi sempre uno contro l'altro. Mi raccomando, guardate, vedete che qui hanno due sbecchetti. Questo poi sarà il segno che venga nella stessa posizione la testa, quest'altra parte. Mi raccomando, da questa parte qua. Ok? E cuciamo. Ed ecco qua l'altra parte. Vedete? E questo sarà il dietro. Ok? Ora facciamo il davanti e qui questa è, diciamo, la parte un po' più difficile, la testa. Allora prendiamo questo, noi dobbiamo vedere la parte buona, la parte che verrà davanti. Prendiamo questo e
lo mettiamo in questa maniera qua. Guardate così, mi raccomando. La parte buona la dovete vedere e questo sopra. Mi raccomando, dobbiamo metterlo a pari. Vedete? In questo modo qua. E cuciamo. Vedete? Questo è cucito, vedete? Così. E una volta che verrà rigirato, dobbiamo vedere questa parte qua. Ora prendiamo l'altro, mettiamo dritto con dritto e questa volta dobbiamo cucire da questa parte. Mettiamo sempre la parte diciamo curva, con curva, vedete? Deve venire così. E cuciamo. Dobbiamo ottenere questo, vedete? E questo sarà il davanti. Ora dobbiamo cucire questa parte qua, questa curva qui, perché questo sarà quello che poi andrà attaccato al nostro corpo. Quindi dobbiamo cucire questa. Quindi mettiamo pari e cuciamo. Questo modo qua, vedete? Dobbiamo trovarci in questa situazione. Girando, vedete? Questo sarà il nostro muso davanti dell'orsetto. E questo sarà quello che andrà attaccato al collo. Però dobbiamo chiudere anche il buco centrale, vedete questo del musetto. Quindi come facciamo? Che non rimanga molto grosso sotto, mi faccio dei piccoli tagli nella curva, così quando lo giro mi rigira bene, vedete? In questo modo qua. Ora apro e devo cucire questa parte qui così. Schiaccio, vedete dove ho fatto la curva? Schiaccio e cucio questa parte qua. Non so se mi sono spiegata, spero di sì. Ora vi faccio vedere. Qua. Vedete? Dobbiamo avere così, così e da quest'altra parte così. Ora rigirando, vedete? Viene chiuso. Bene, una volta fatto questo, lasciamo anche questo da parte.